Il 21 dicembre del 2007, quando io ero molto molto giovane, lessi questo articolo di Umberto Galimberti. Tra l'altro lo lessi dal barbiere o dal parrucchiere, non mi ricordo bene cosa fosse. E questo articolo parla del Natale e del senso del Natale oggi e del senso del sacro oggi in Occidente. E mi è sembrato bello condividere queste riflessioni sul Natale oggi. Natale è ancora una festa cristiana. Anche per l'ateo che non crede in Dio, per l'agnostico che non sa se Dio c'è, per il laico che nelle sue scelte etiche prescinde dalla nozione di Dio. Guardando le pratiche natalizie degli acquisti e dei consumi, sembra che nella nostra cultura il Natale sia ormai già ateo, se preferiamo agnostico, di certo profondamente laico. Di cristiano è rimasto solo il rito che si ripete, la ricorrenza che ritorna, la festa che come nessun'altra è davvero comandata. Ma comandata da chi? Dalla nostra economia, naturalmente, che per quanto in affanno resta comunque un'economia dell'opulenza, dove il consumo e lo spreco sono sotto gli occhi di tutti in un tripudio di malcelata festività. E allora, come conciliare la cultura cristiana che si è soliti individuare come forma dell'Occidente con il livello di ricchezza e abbondanza raggiunto dalle società occidentali? Varrebbe la pena di far brillare questa contraddizione così ben palesata dall'albero di Natale, simbolo non cristiano, dove però traluce il nostro benessere, che ha preso il posto del presepe cristiano, che è invece spettacolo dell'indigenza e della povertà. Dalla stalla dove è nato Gesù, il senso del Natale cristiano si è infatti trasferito nel luccichio dei negozi, nella sovrabbondanza dei supermercati. Per cui la domanda non è che senso ha la festività di Natale per un laico, ma che significato essa ancora possiede per un cristiano che vive in una cultura opulenta e in ogni suo aspetto laicizzata. L'Occidente forse non è più cristiano e la completa laicizzazione del Natale, la festa cristiana per eccellenza, è solo una conferma che il cristianesimo, in quella sua vera essenza che è l'amore per il prossimo, lontano o vicino che sia, in Occidente non ha più casa, né chiesa, né luogo dove trovare espressione. E allora il cielo sopra la grotta del presepe di Natale diventa un testimone indifferente, dove esausto si ripete il rito della nascita di Gesù con santi e angeli che non hanno sguardo per ciò che capita sotto i loro occhi. E il tempo della speranza si è fatto così lontano da diventare estraneo al nostro sguardo, perché ormai siamo alla cruda accettazione della casualità delle nostre esistenze. E il sacro ha perso non solo l'origine, ma del sacro abbiamo perso anche la traccia. Eppure, nella grotta di Betlemme, per i cristiani il divino si è fatto terreno e la terra è diventata, qui verrebbe da dire niente po' di meno che la dimora di Dio. Allora il tempo si è spaccato in due, prima e dopo Cristo. La natura e il suo ciclo hanno ceduto al futuro e alla sua promessa. Il tempo è stato reso gravido di senso. Ha cessato di essere puro e indifferente divenire ed è diventato storia. In questo modo il cristianesimo si è separato dalle mitologie primitive che leggono il tempo a partire dal passato, da un'età dell'oro o da un paradiso perduto. Perché il cristianesimo proietta la salvezza nel futuro, in un possibile futuro. Ma oggi? Oggi che ne è del cristianesimo che ha fatto la sua irruzione nel tempo annunciando proprio il futuro come speranza? Che ne è del futuro e della speranza oggi? In Occidente se ne è persa la traccia. Non so se questo sia un bene o se sia un male, è semplicemente così. Ma se riconosciamo che la nostra cultura è regolata unicamente dalla rigida legge del mercato ed è disposta a ospitare solo qualche piccola deroga in forma di elemosina, beneficenza e volontariato,
Allora forse evitiamo almeno quella falsa coscienza che ci porta a identificare l'Occidente con quel cristianesimo della speranza e del futuro come speranza. Mai come oggi le due culture appaiono abissalmente distanti. E il modo in cui oggi e ogni anno festeggiamo il Natale ne segna inevitabilmente il disagio e la contraddizione. Buon Natale.